Allora, ci siamo incontrati con il direttore sanitario della ASL, la dottoressa Montemurro. A nostro parere è stato un incontro positivo, io direi moderatamente positivo, alla quale abbiamo consegnato una scheda sulle problematiche del presidio ospedaliero di Sapri e del distretto sanitario. Rispetto al presidio ospedaliero di Sapri abbiamo avuto delle risposte molto positive, quindi noi siamo moderatamente contenti di questo. Abbiamo avuto, per quanto riguarda l'otorino pediatrico, una volta al mese. Abbiamo avuto, per quanto riguarda i radiologi, si sta scorrendo la graduatoria, anche se ci sono stati dei problemi di carattere, alcuni hanno rinunciato, però si sta andando avanti su questo, facendo scorrere la graduatoria. Quindi ecco, cerchiamo anche di dare un po' una stura anche alle polemiche che sono sorte dopo questa, diciamo, tra virgolette, presunta rinuncia da parte dei radiologi a trasferirsi a Sapri. C'è stata una polemica avviata anche dal sindaco e non solo. Allora, per quanto ci riguarda, la direzione generale ha molta attenzione verso il nostro territorio. È chiaro che i primi che stanno in graduatoria hanno il diritto di accettare o di rifiutare. Alcuni purtroppo hanno rifiutato, e ci sono dei tempi, perché dal momento in cui vengono invitati al momento in cui danno la risposta passa circa un mese. Comunque, quello che voglio assicurare a tutti i cittadini è che sicuramente i due radiologi a Sapri arriveranno. E vediamo invece adesso per quanto riguarda gli altri servizi e i vari reparti, sia per quanto riguarda l'ospedale, sia per quanto riguarda poi gli ambulatori dell'ASL. Noi abbiamo chiesto che venga al distretto un reumatologo, perché le malattie di reumatologia nel nostro distretto sono molto aumentate, e quindi ci è stato garantito che sicuramente arriverà al distretto almeno una volta a settimana un reumatologo. Abbiamo insistito molto che arrivi i cardiologi, e anche questo ci è stato assicurato che scorreranno la graduatoria e arriveranno sicuramente i cardiologi. Abbiamo ottenuto per l'ambulatorio di nefrologia l'assunzione di due medici, una a tempo determinato e un'altra a tempo indeterminato, che arriverà il primo di dicembre.